stanchezza di alcuni giocatori e assenza di altri, abbiamo fatto una prestazione incredibile, straordinaria, e l'abbiamo vinta grazie agli attributi dei ragazzi che ci hanno messo al cuore, l'anima, che hanno tirato fuori, perché è stata veramente una battaglia, una partita tosta, e ripeto, con le difficoltà del caso, tra assenze e comunque stanchezza dei pochi giocatori che avevamo in rotazione, abbiamo fatto veramente, i ragazzi hanno dimostrato ancora una volta di avere gli attributi e di giocare col cuore. Da parte nostra, giocata per 35 minuti con grande attenzione, con grande solidità, non una bella partita, non una partita certamente dove si è fatto spesso canestro, ma con Brescia spesso sono battaglie più che semplici partite, lo sapevamo. Poi per 3 minuti abbiamo veramente smarrito qualsiasi tipo di attenzione alle nostre cose, poi facendo delle palle perse, alcune provocate all'ottima difesa di Brescia, ma altre sinceramente inspiegabili. Giocare fuori casa a 22 palle perse, onestamente è difficile. La partita era in mano nostra, non voglio togliere niente a Brescia, ma credo che la partita sul più 8, più 6, mi ricordo, più 10, fosse semplicemente da continuare ad insistere su 2-3 situazioni. Ripeto, certamente la difesa di Brescia ha messo molta intensità provocando qualche palla persa, ma altre palle perse sono state non provocate, e quindi in una partita così con squadre di grande qualità non te lo puoi permettere. La differenza poi alla fine l'ha fatta, come al solito, i giocatori importanti di Brescia. Per noi è una sconfitta certamente che brucia, pesante, e niente, dobbiamo rimboccarci le maniche e continuare ad andare avanti, perché non c'è molto altro da aggiungere. Bisogna prendersi le proprie responsabilità, ognuno per i propri ruoli, perché alla fine si va in campo in 12 più lo staff e tutti, però ripeto, una partita che era lì da prendere, sarebbe stato sufficiente avere un minimo di attenzione per un paio di possessi in più, anziché far perdere dei palloni e provocare canestri facili. Diciamo che le cose stanno andando bene, mi sono impegnato molto durante l'estate per cercare di fare un campionato migliore. Poi grazie a Dio hanno formato una bella squadra, prima di tutto di uomini veri e poi bravi giocatori. Ognuno di noi oggi ha dato il meglio di se stesso. Oggi sicuramente non eravamo in una forma brillante, però abbiamo dimostrato che in queste partite qui, abbiamo dimostrato che non andiamo bene solamente quando stiamo bene. Anche quando le cose vanno male riusciamo a stare vicini, a stare uniti, a fare andare di più la testa, e si è visto. Io quello che ho fatto oggi non mi sentivo in gran forma, ho fatto tanti errori, ho fatto molti errori soprattutto in difesa, però poi ho cercato di far andare meglio la testa, per cercare di fare meno errori possibile, e la partita è andata bene e niente, sono contento per come è andata. E oggi è stata davvero dura, quando eravamo sul meno 8, ho detto cavolo, qui è dura, però poi con la mia palla recuperata da lì è partito tutto, è uscita quella cattiveria agonistica che raramente si vede, secondo me, e vincere così in casa è davvero una gran cosa, e dobbiamo goderci questa vittoria e poi niente, pensare alla prossima partita. Grazie Davide. Grazie a te.